Ho sempre sognato di capire come vivessero gli eschimesi in un igloo. E così ho preso la macchina, ho fatto 3 ore di strada da Milano, ho preso 2 cabinovie ed eccomi qua a 3.000 metri d'altezza a dormire in un igloo. Se non mi conoscete, sono Fiammetta, gestisco la pagina Instagram Fiammetta Photos da aprile 2021. Mi piace portarvi in luoghi insoliti e farvi scoprire i migliori ristoranti. E in questo video vi racconterò come sono finita a dormire in un igloo in Italia. Prima di dirigerci all'igloo, stiamo passando una notte vicino Trento, al Nidaris. La particolarità di questi appartamenti è che dentro c'è letteralmente una spa privata. Qui, come vedete, abbiamo una doccia emozionale, dove infatti lì a breve cambieranno tutti i colori e ci sono anche diversi getti d'acqua, quindi è veramente una figata. E qui c'è l'altra chicca, dove praticamente abbiamo una sauna a 80 gradi, appunto. Solo per noi. Ho preso la prima cabinovia qui a Passo del Tonale, che è questa, e adesso per arrivare all'igloo ci aspetta la seconda. E adesso siamo finalmente arrivati nel nostro igloo, ragazzi. Non potete immaginare quanto è bello. Andiamo a vedere. Questa è l'entrata ed eccolo qui, tutto di ghiaccio. Incredibile, veramente. Poi, come potete vedere, è tutto intagliato nel ghiaccio, cioè è veramente un'opera d'arte questo alloggio, cioè incredibile, guardate qua. E poi, se vi state chiedendo quanto faccia freddo, allora qui dentro ci sono circa 4 gradi, un po' come stare in un frigorifero, e diciamo che quindi è fattibile, non è un freddo insopportabile, rispetto a fuori c'è già una bella differenza e il letto è riscaldato con appunto uno scaldaletto elettrico, quindi oltre a tutte le coperte il letto è caldo, quindi si sta veramente bene. Qui ci sono anche delle sky room fighissime, come vedete. Ovviamente a Capanna Presena non poteva mancare una spa meravigliosa con questa vista. Cioè, ragazzi, che ve lo dico a fare? Allora, qua, come vedete, c'è una jacuzzi interna e esterna dove Alessandro non vuole andare, può dirvi dietro la telecamera. Ma io lo voglio portare perché guardate che bello! Cioè, c'è pure la schiuma. Adesso andremo, non vi preoccupate. A breve lo convinco. Alla fine, come vedete, ci sono andata da sola. Prima di dormire nel nostro igloo, che potete vedere dietro di me, ci siamo fermati qui a cena, appunto a Capanna Presena, e abbiamo preso i canederli e un orzotto che sembrano molto buoni. Allora, raga, siamo a letto. Guardate quanto luccica. Il ghiaccio forse non rende, anche perché c'è poca luce, ovviamente. Poi c'è un silenzio surreale. Come a Milano, uguale. Come a Milano, Come a vero? Milano. Soprattutto come casa nostra. Ecco, guardate qua. Incredibile. 4 gradi. 4 gradi, ma forse anche meno, noi crediamo. Comunque, sotto le coperte si sta da Dio, io tra un po' mi levo i calzini. Beh, Non ci provare. Non ci provare neanche. buonanotte, amici. Buonanotte. Eccoci, sono le 7:25, siamo sopravvissuti a questa notte nell'igloo. Devo dire che comunque ho dormito bene, anche perché il letto è proprio caldo, riscaldato. Ovviamente l'unica parte a cui avevo freddo era il viso, però con il cappello che mi tiravo giù sono stata proprio bene, quindi esperienza da fare una volta nella vita, assolutamente. Ora andiamo a fare colazione, va? Raga, appena chiuso l'igloo, questa è la scena che vedrete. Ecco il buffet. Come vedete ci sono un sacco di cose, nonostante ci troviamo a 3.000 metri. Chapeau ai proprietari. Io non so se vedete, siamo in mezzo ad una tempesta di neve. Girati anche dietro, Ale, Ma fammi neviga anche qua dentro la cabina. vedere. Cioè, no, Non si veramente. vede. Infatti è incredibile.
ci hanno proposto di scendere giù con la motoslitta, ragazzi, qua, perché non era detto che le cabinovie partissero. Direi, grazie a Dio, è partita e quindi stiamo scendendo. Raga, dopo la notte all'igloo, dato che l'abbiamo fatto la notte tra domenica e lunedì, oggi ovviamente dovevamo lavorare. Per fortuna lavoriamo entrambi quasi sempre in smart e abbiamo trovato questo coworking bellissimo a Mezzana, non ricordavo neanche più il paesino, però è veramente veramente figo. Adesso ve lo mostriamo e secondo me è l'ideale se appunto venite qui in Val di Sole e volete magari prolungare il weekend. O in generale la vacanza. Come vedete qua ci sono tutti gli uffici vari, oggi ci siamo praticamente solo noi. Qui c'è tutta l'area per mangiare, c'è un microonde, il caffè, le tisane a disposizione di tutti, quindi è veramente figo. E qua entriamo nella sala ovale, ovvero la sala riunioni. Guardate che bella, poi si vede un sacco, insomma, le montagne, tutto diciamo, l'intorno qua. Bene, qui al coworking finiamo il nostro weekend in cui abbiamo passato una notte in un igloo in Italia. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi perché questi viaggi insieme sono appena iniziati. A presto!